Ciao ragazze, allora oggi voglio parlarvi della mia maschera, di quella che faccio io in casa. Con l'aiuto dell'argilla, questa in particolare è la Gasol o lava verde, comunque in questi due modi, vedete qui. E beh, questa è di una marca tedesca, è Logona, poi vi faccio vedere come si presenta. E va bene sia per il corpo che per i capelli. Vi dico un po' le proprietà di questa argilla, me le sono scritte. Allora, rigenera la pelle, elimina le cellule morte e mantiene l'equilibrio dei pori. È consigliato a chi ha pelli sensibili o tendenzialmente allergiche, pulisce perfettamente e in profondità, elimina appunto l'impurità. E in particolare i punti neri. E quindi va benissimo per il nostro scopo. La seconda cosa che userò è del miele. Questo è bio, ma un miele va benissimo. Il miele viene usato dall'antichità, dai greci, dai romani, e non solo per le proprietà che ha ingerendole, quindi antinfiammatorio, eccetera, 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 ma anche perché purifica, regolarizza, cicatrizza, è lenitivo e quindi addolcisce anche. Quindi la metteremo nella nostra maschera. Allora, le cose che vi servono, appunto, l'argilla, il miele, un cucchiaino, avete un dosatore di questi qui dell'IKEA o quello che è, di plastica, e per mescolare scolerò il tutto dentro a questa ciotolina di plastica. In realtà si dovrebbe fare in qualcosa di vetro, di terracotta, vabbè, io uso la plastica anche questa. Una cosa leggo i capelli. Metto anche il frontino che ha proprio, ecco qua, che proprio tira proprio su, bellissimo, sembra un po' l'Orfei senza quella cosa, senza la cofana. Allora, preparo il mio viso, lo pulisco bene con un sapone, con questo è Sebamed, lo pulisco bene con acqua tiepida, poi faccio praticamente con questi asciugamani qui, li bagno completamente di acqua bollente e poi li metto sul viso, così, e so un paio di minuti per aprire i pori. Poi passo il mio, adesso ancora questo qui è a metà, passo il peeling, lo scrub, lo passo bene, risciacquo. Mi asciugo con un panno pulito, rifaccio la cosa del mettere questa cosa calda e poi passiamo alla preparazione della maschera. Quindi ci vediamo tra un po'. Ho fatto già il mio scrub, ho messo il panno bagnato caldo. Ora ho preso un cucchiaino della mia argilla, vedete questo colore qui, vedete? Fatto danno. Questo colore qui. E ora lo andiamo a mettere nel nostro dosatore, cioè nel nostro recipientino. Andrò a prendere sempre con questo l'acqua tiepida, probabilmente sempre, vedete, sempre lo solito dosatore. Mi raccomando, non mettete dentro, andiamo a mischiare perché deve essere una pastella, non deve essere liquido. Andiamo a girare, la faremo speriamo di farcela con la batteria, vedete? È così, è abbastanza, una crema diventata, abbastanza densa deve essere liquida perché
che poi non regge sul viso. Prendiamo. Così. Cucchiaino. Miele. Mio e bio. Preferibilmente bio. Questa sinceramente non so neanche cosa sia. Dice brasiliano, non lo so. Ci viene brasiliano. Ne prendiamo non tanto. Facciamo mezzo cucchiaino. Lo mettiamo nella ciotolina. Mezzo. Un cucchiaino, mezzo cucchiaino, quello che volete. Ok. Ora giriamo. Ok, adesso è venuto ancora più morbido. Bello perché dovete metterlo sulla faccia. Fate un po' di casino nel lavandino. Avete le unghie, fate attenzione poi a levarle bene da sotto. E andiamo così. Vedete? Naturalmente facciamo attenzione a non metterlo nel contorno occhi. Che bello fare queste cose. Oddio, mi piace un pastrocchio al limone, sembra Art Attack, non l'ho fatto, prendete la colla vinilica, spargetele da tutto in faccia, avete fatto? Ok, state praticamente in posa fino a quando si secca, o comunque 15 minuti. 15 minuti o quando, fino a quando tira. Quando tira la levate con l'acqua. Allora, siamo tornate. Allora, ho fatto passare su per giù 12 minuti, ma intanto che vi parlo passeranno un altro po'. Intanto inizia veramente a tirare un bel po'. Allora, intanto ho visto, nel frattempo che aspettavo, ho pulito tutto. E ho visto che questo praticamente è un cucchiaio normale, quindi vi ridò le dosi: un cucchiaio di argilla, un cucchiaio di acqua tiepida e un cucchiaino di miele, cucchiaino meno di un cucchiaino. So che è un po' una noia perché insomma, si sporca un po' tutto. Sporchi tutti, sporchi tutto. Anche sull'orecchio ho messo. Sporchi un po' tutto. Però il risultato, e soprattutto anche i costi, sono dimezzati. Abbiamo lavato il viso di nuovo. Ora tamponiamolo. Io la vedo decisamente più la vedo decisamente meglio. Finita. Io spero che vi sia piaciuta, che vi sia utile. Io la straconsiglio, mi ci sto trovando veramente veramente bene, la uso da un bel po', uno o 2 mesi, mi sto trovando veramente bene. Di solito la faccio ogni 15 giorni. Niente. Ciao, vi lascio tutto scritto nel box comunque. Ciao.